Comunicare il piano di ripresa e resilienza approfondendo le tematiche del digitale, della partecipazione attiva e della trasparenza per il rilancio dell'Italia. Questi i temi del primo evento nazionale organizzato da Fondazione Italia Digitale in collaborazione con l'Associazione Italiana per la Nuova Comunicazione e con il patrocinio del Comune di Firenze, discussi all'interno dell'auditorium di Fondazione CR Firenze gestito dal Coworking Nana Bianca. La comunicazione di qualità al cittadino ha un ruolo fondamentale, in particolare la comunicazione e informazione digitale, che è sempre più un riferimento per le comunità anche per l'esperienza vissuta con la pandemia e oggi con un altro drammatico scenario, quello della guerra in Ucraina. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza può essere quindi anche un'occasione preziosa per far sentire i cittadini protagonisti attivi, arrivando ad interfacciarsi direttamente in maniera trasparente con la pubblica amministrazione. L'evento è stato aperto in video dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Vincenzo Amendola e successivamente dal sindaco del Comune di Firenze Dario Nardella. Serve una comunicazione chiara, con azioni coordinate e qualificate, per non rischiare di lasciare sguarnito il dialogo con i cittadini in una fase così delicata e impattante per la vita di tutti noi. PNRR significa progetti concreti che porteranno miglioramenti nella vita quotidiana dei cittadini. Purtroppo, complice anche l'estrema rapidità richiesta per la progettazione e l'attuazione degli interventi, i cittadini sanno ancora pochissimo di tutto questo. Perciò è necessario, non solo a livello centrale, ma anche a livello dei territori, unire le forze per rendere il lavoro che stiamo facendo sempre più accessibile e a portata di cittadino. Durante la conferenza è intervenuto tra gli altri anche il Presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo. Noi vogliamo davvero fare in modo che l'Assemblea legislativa e il Consiglio regionale diventi una casa di vetro in cui i cittadini possano sentirsi protagonisti attivi. È un cambio di paradigma forte che però richiede grande formazione. Formazione del nostro personale, formazione dei cittadini, formazione dei dipendenti dei gruppi consiliari, perché solo un sistema in cui da un lato ci mettiamo le tecnologie, dall'altro la formazione, dall'altro la conoscenza ci permette di poter cambiare il paradigma con cui i cittadini si confrontano con la pubblica amministrazione.